Che la Hyundai Ioniq 5 sia un'auto che ho sempre apprezzato, non l'ho mai negato, anzi potete constatarlo voi nei video che abbiamo fatto in precedenza. Quest'anno lei si rinnova non nell'estetica, ma ha un upgrade di potenza nella versione con trazione integrale, questo modello, e nella batteria. Adesso andiamo a scoprirlo insieme, non prima però di avervi invitato a iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e a commentare per dirci cosa ne pensate voi della Ioniq 5. Ioniq 5 è sempre stata una delle elettriche migliori da noleggiare sul mercato per diversi motivi: è grande, spaziosa e potente, ha una buona gestione dell'autonomia e soprattutto ha un sistema 800 V che le permette di ricaricarsi in tempi davvero molto veloci. Questo upgrade di batteria, che passa da 72 a 77,4 kWh, però la rende ancora più interessante in ambito flotte, non tanto in questa versione con doppio motore, ma in quella singolo motore, perché l'autonomia così arriva fino a 500 km sul consumo misto. Questa ne ha circa 480, che comunque non sono male, ma in un uso fleet per chi percorre tanti chilometri, quella 500 km e un singolo motore elettrico con l'unica rinuncia di un po' di potenza in meno, secondo me è davvero perfetta. Essendo un upgrade solo tecnico, non ci sono differenze estetiche rispetto a prima. Lei è identica a quella che abbiamo sempre visto, con un design divisivo, ma secondo me davvero bello e ricercato. Abbiamo quindi i pixel LED, questo design un po' vintage ma moderno, le maniglie a filo portiera e un aspetto, diciamo, che quasi va a confondere, perché sembra un hatchback, ma in realtà è un crossover anche piuttosto grande. Altra cosa per cui ho sempre amato la Ioniq 5 è lo spazio interno e in generale la progettazione dell'abitacolo. Come vedete, io che sono molto alto, supero 1,90 m, dietro non solo ho tanto spazio per la testa, ma anche tanto spazio per le gambe, e dal momento che il divanetto si può andare a personalizzare in lunghezza, questo spazio può addirittura aumentare per dare priorità o agli occupanti posteriori o ai bagagli. In generale, l'abitacolo, come detto, mi piace molto, è ben studiato, anche per quanto riguarda il tunnel centrale con tanti vani portaoggetto. L'unica cosa che trovo ancora negativa è che la disposizione delle porte USB non è male, ce ne sono due posteriori e due anteriori appena di fianco ai due portabicchieri, ma quella per connettere il telefono al sistema di infotainment, quindi fare il mirror screen con Apple CarPlay Android Auto, si trova particolarmente in basso e secondo me è un po' scomoda, soprattutto in un sistema che ancora purtroppo non supporta la connessione wireless ai due sistemi high-tech. Tecnico, come dicevo, sono cambiate alcune cose, nel senso che in questa versione specifica, la top di gamma con due motori elettrici e la trazione integrale, passa da 305 a 326 cavalli. Non è, ammetto, un incremento di potenza da far sentire la differenza, però comunque è sempre piacevole, perché vuol dire che c'è più coppia e in generale aumenta il già alto divertimento alla guida, secondo me, di questa vettura. L'altro, e forse più importante, incremento tecnico riguarda la batteria, che passa a 77,4 kWh. E questo, diciamo, si sente di più nella versione a motore singolo, ma anche in questo caso con due motori elettrici l'autonomia è cresciuta di qualche chilometro, di circa 30-40 km, ed è ovviamente un vantaggio perché permette di avere più autonomia, soprattutto nel contesto urbano. Questa versione non la trovo la più indicata per le flotte, proprio perché c'è meno autonomia e a fronte di una riduzione di potenza secondo me non così enorme, è meglio optare per la versione singolo motore elettrico, che garantisce una efficienza maggiore perché è un pochino più leggera e consuma di meno, dovendo muovere solo due ruote, e quindi permette di avere un'autonomia anche in autostrada maggiore. Qui comunque le lunghe percorrenze sono garantite, perché in autostrada lei riesce a percorrere a 130 orari sui 300 km in inverno. Sicuramente con le temperature più alte questa percorrenza aumenta, mentre in ciclo urbano è molto vicina al ciclo dichiarato, quindi si parla sui 420-450 km. Questo ovviamente dipende sempre dalla modalità di guida e dallo stile di guida. Per la gran parte del tempo sto in eco anche in autostrada, perché in eco fondamentalmente la maggior parte del tempo si muove solo il motore posteriore, quindi funziona come la versione a motore singolo, risparmiando molto in termini di consumi. La cosa interessante è che quando ha bisogno di un po' più potenza, per esempio in forti accelerazioni come l'immissione autostradale, oppure
visto che sono appena fatto una discesa, quando si va in salita entra in gioco anche il motore anteriore, quindi va a trazione integrale garantendo una ripresa maggiore. Anche gli ADAS funzionano bene su IONIQ 5, cito su tutti il sempre ottimo HDA Highway Driving Assist, che unisce navigatore, cruise control adattivo e riconoscimento della segnaletica sia orizzontale che verticale. Il sistema adatta automaticamente la velocità quando ci sono le curve autostradali, quando il limite cambia e quando ci sono ostacoli, senza farlo necessariamente in automatico ma chiedendoci il permesso. Impossibile poi non citare il Blind Spot Monitor, l'angolo cieco con telecamera che entra in azione ogni volta che mettiamo la freccia e ci mostra una parte di strada, quella dietro appunto l'angolo cieco, direttamente sul cruscotto digitale. Lato ricarica, la IONIQ 5 rimane una delle ancora poche elettriche con sistema di tensione a 800 volt e ancora un unicum tra i marchi generalisti, in grado quindi di supportare potenze di ricarica fino a 300 kW. Parliamo quindi di tempi di ricarica a 10-80% in meno di 20 minuti e di 5 minuti per recuperare più di 100 km. Hyundai IONIQ 5 parte da 47.550 euro per l'allestimento Progress con singolo motore da 225 cavalli e batteria da 58 kWh con autonomia di 384 km. La nostra versione Evolution parte invece da 58.950 euro per la versione singolo motore e da 62.450 euro per quella doppio motore della prova, entrambe con batteria da 77,4 kWh.